chi c'ha due vita? Mi serve l'adrenalina. L'ho droppata. Dove va? E l'ho droppata qui, non so, è finita in una texture. Porco Gesù. Ma cos'è sta merda? Bosco dei maniaci, questo. Ma via. Tra un ramo. Mi sono totalmente perso. Secondo che io sono un attimo FK. Arrivo subito. Un open world, eh? Cioè, è tutto aperto. Seguiamo il muro, forse la zona è delimitata comunque, sì. Esatto, seguiamo il muro. Anche se ho paura di perderci qualcosa di interessante. Ah. C'è un baco nel pareto? Ok, vediamo se c'è altro. Ok, ci sono. C'è un'enorme zona, tutta open world, tutta visitabile, dove posso passare attraverso le pareti e non c'è un cazzo di proiettile. Anche voi? Perfetto. Ok. Cali, segui il muro, dovresti arrivare a un buco nella parete. No, adesso a sinistra. C'è un randello di merda. Eccolo qua, il buco nella parete. Ci sono rami, ma... Sento qualcosa. Attenzione. Bimbe di ring di merda, muori. Anche voi. Ragazzi, Cali stava per avere un attacco di cuore, temo. Questi qui fanno paura perché ansimano. Ma chi ha creato Cali, sì? Tutto a posto. Problemi abbiamo. Oh. Ah, prego, dite qualcosa allo sviluppatore, per favore. Dietro, mi sta uccidendo. Sono quasi morto. Continuano a esserci. Ragazzi, Samuel. Ragazzi, scusate, ma cos'è questa roccia? Questa vita di merda? Guardate questa roccia. Che belle texture, complimenti. Qualcuno ci ha vomitato su. Meglio di Red Dead Redemption 2, proprio. No, ma soprattutto guardate come si... Come sento, si... sento una puttana. Non sono io. Oddio, lo sento anch'io. Vogliamo quella puttanazza nel bosco si chiamava. No, vogliamo attraversare il bosco a luci spente, così. Ma non ce n'è niente, dai, fine. Almeno Cali si prenderà, non arriva ai 30 anni, io so. Io non so manco dove siete collocati. Localizzati. Ragazzi, restiamo uniti. Sentite questo verso, ragazzi. Credo che sia Cali che ansima. No, no, venite avanti. Sì. Sì, lo sento anch'io. Sembra tipo delle vespe. Oh. Occhio al pollaio qua. Guarda, fossero vespe. Chi entra qui dentro per primo? Vado io. Aspettate, fatemi vedere se ci sono munizioni del bosco. C'è un fucile da cecchino qua dentro. No, okay. Una carabina. Ma qualsiasi cosa sia. Qualcuno, la carabina è l'arma più forte che abbiamo incontrato finora. Vai, prendi la carabina. Ah, fermi. Lo sapevo che rumore è questo. Motosega, ragazzi. Ah, una motosega. Sembrava delle vespe. Ma quanti sono? Allora, un attimo, io ho la carabina. Però se arriva a me, sono morto. C'è la pompa. Oh mio Dio, corri! Corri, scappate. Ma come si rompe in questo posto così stretto? C'è il Nemesis. Ma come si fa? Cosa è successo che non mi ricordo? Corri, scappate. Oh, puttana! Ah no, c'è la mia amica. Ma diventa invisibile. Dai zia, levati, ti prego. Ce la posso fare. Ah, oh mio Dio, ma ci salta addosso. Io sono già quasi morto per colpa di queste puttanazze, sono spawnato. E non ho più colpi, troie. Avete visto che non sbaglio più tasto da almeno 10 minuti. Andiamo nel buco, vai, che ci aspetta un altro buco.
Qua non c'era niente, vero? No, sì, certo. Gli alberi, così torniamo indietro. Fa culo. Non possiamo farle danno buggandolo in qualche modo. Zoccola. Raga. Ah, mi sono bruciato dentro le zoccole. Sono morto. Il suono continua a riprodursi anche quando sono morto. Mamma mia, questo non va bene. Problemi mentali. Ok ragazzi, ho solo un proiettile, quindi non so come affronteremo quello con la motosega. No, è molto semplice, bisogna Jack. Bisogna triggerarlo e subito uscire fuori. Mamma mia che ansia, raga. Perché tu li fai? Ragazzi, venite qua un attimo. Ma che cazzo? Non entrate, non entrate, ragazzi, non entrate, venite qua dove sto io. Guardate la finestra. Ma lol. Prego, pestatelo. Ah, l'ho sparato da qua! Ma se n'è andato? Se ti avvicini sparisce. Ah, io l'ho colpito. Sa che adesso esce. Ma non può uscire da là, a meno che non c'è l'animazione per abbassarsi. A meno che non sono. Non ce l'ha l'animazione, non gliel'hanno data. Sicuro? Sì, ma il punto è, c'è la carabina. Basta tirarlo, sì, la carabina. Vedi, verso il muro bastardo. Sparategli ragazzi. L'ho buggato nella finestra, sono morto, ma l'ho buggato nella finestra. Oh, l'ho presa. La droppo. Molto bene. Fai malissimo, per favore. Ok. Ok. Ah, non lo rivivo in automatico. Non so che come sia successo. Ok, usciamo da questo posto di merda. Qualcuno vuole la carabina. Stiamo letteralmente combattendo contro il gioco, eh. Raga, raga, droppo la carabina perché c'ho un punto di vita, quindi è il caso che la do. Ok. L'ho droppata. È qua. Dov'è? Qua, sotto di me. Ok. Fantastico. No, cioè no, qui. Qualcuno l'ha presa. Vorrei uscire, non riesco più a uscire da questo posto di merda. Vabbè, la prendo e ve la droppo da là. Voi siete entrati, brutte persone. Ok, devi prima prendere controllo. Dove ce l'hai? Qua, fatto. Prego. Ma non riesco a entrare io, un attimo. Ma come fai a non riuscire ad entrare? Abbassati. Chi c'ha due di vita? Mi serve l'adrenalina. Mi serve l'adrenalina. L'ho droppata. Dove va? E l'ho droppata qui, non so, è finita in una texture. Porco Gesù. Ok, l'ho presa. L'hai presa? Sì, è finita qua dentro questo schifo. Lo fa. 18 cerca texture. Allora, questo gioco comunque, non lo so, c'ha. Ragazzi, mi giro a colpa. Ah, vabbè, lo prendo io, va. Via, immaginate la scena, un poliziotto in un luogo degradato cerca tra le texture un oggetto. Chi ha aperto la porta? Io. Va bene, sei un uomo coraggioso, adesso ci puntano addosso e moriamo. Ah, che cosa c'è là dietro? Altro bosco. Sì, altro bosco. Stiamo piano insieme, piano. Dai, stiamo insieme. Ah, aspettate. Ok. Io direi di procedere sempre tenendo la. Roba! Che c'è, cazzo? Cos'è? Oddio! Aspetta, c'ho il fucile d'assalto! Io vado col tronco! Oh. Hai visto, funziona! Avevo ucciso tu col tronco, Jack! Stai zitto, tu mi pensavi di aver ucciso quello là, era c'è quello dietro che sparava. Giocato. Gigantone. Questo paga Fito secondo voi? Non lo paga. Ti ha ucciso? One shot però. Morto. Dove lo fai? Ma devo dire che le facce dei personaggi sono super espressive poi. Munizioni ragazzi. Ragazzi, io devo andare di nuovo di mazza in culo qua, eh. Qui c'è munizioni pistola. Ragazzi, vi invito a guardare a quella finestra lì in alto. Oh mio Dio! Chi è? Ah, quale? Oh cazzo, ma che cos'è quello? È un fucile? Non mi sembra. Non sparate. Non mi sembra un avversario. Non sparate perché potremmo sprecare inutilmente.
No, ma non mi sembra un avversario, guarda. È un UFO. Sì, sì, è un motore. Apra questa porta. Spero sia un bazooka, ragazzi, ma con tutta la forza che ho spero sia un bazooka. Raga. Piango così. Ma dove sei? Ragazzi, l'ho triggerato io, una brutta notizia. Una cosa? Bisogna scendere. No. Qui sotto c'è una bambina che piange, coraggio. Aspetta, no, ma c'è una porta qua. No, è locata. Non si apre, Emilio, non si apre. È locata. Oh mio Dio. Piango, eh. Vai, Emilio, affronta la bambina che piange. Prego. Vai. Scendi. E fai schifo. Sono 18. Fanno tutti schifo. Che problemi hanno? E mi fai schifo. Sei una merda? Io vado sono di tronco, ragazzi. No, sei morta! Sono morto! Troncalo! Troncalo! Tronchettatelo tutto, per favore! Revive me, please, revive me! Ragazzi, ma che cazzo di gioco stiamo giocando? Ma che cosa sei? È un aborto! Però terrorizzante, in compenso. Guardate la faccia di questi bambini. Se non sparisco così.